Quante sono le aziende che gravitano intorno a questo mondo? Il numero preciso non è dato dirlo, perché il settore ha molto indotto, un po' in settori artigianali, dolciari, settori della fotografia, ne sono tantissimi, insomma, tutti quelli che lavorano attorno al mercato della sposa. È intelligente per questa iniziativa, perché dà un'opportunità al territorio di rafforzare il suo legame con questo settore economico, un settore che ancora tira, perché la gente per fortuna ancora si sposa, forse meno di prima, ma sicuramente è un mercato che nel meridione è uno dei più appetibili. Bene fa la CLAI a cercare di valorizzare il nostro artigianato, perché c'è molta concorrenza in questo settore. Pensiamo che questa iniziativa quest'anno sia ben fatta, la terza edizione, con un coinvolgimento anche delle scuole del territorio, in particolare bella questo abbinamento col liceo coreutico per l'accompagnamento della musica alle sfilate e ancora una volta del virtuoso, e quindi speriamo di assistere a una bella edizione e al rafforzamento di questa idea di sviluppo di questo settore per il nostro territorio. Continua a sposarsi, ma dimmi di sì, dice tutto. Nel sud il matrimonio regge ancora come fatto economico, voglio dire, nel senso che se si sposa ancora, si sposa ancora in chiesa, si sposa ancora in un certo modo. Dimmi di sì, e quest'anno la terza edizione, molto cambiata. Che coinvolge un poco tutti, perché il fascino della sposa, non so se continua a sposarsi, ma dimmi di sì, dice tutto. Nel sud il matrimonio regge ancora come fatto economico, voglio dire, nel senso che se si sposa ancora, si sposa ancora in chiesa, si sposa ancora in un certo modo. Dimmi di sì, e quest'anno la terza edizione, molto cambiata rispetto alle ultime edizioni, perché abbiamo scelto di svolgere tutta l'attività in Salerno Incontri, quindi la sede ufficiale di convegni e convegnistica. Abbiamo scelto di mettere i vocalist, quindi le voci e la musica dal vivo, abbiamo scelto di ampliare il discorso mettendo dentro una collezione di abiti antichi, quindi diventa anche un poco più raffinata, facciamo passare questo termine, ma il fine ultimo è quello di far vedere e di dimostrare la grande eccellenza del nostro artigianato, la grande capacità dei nostri atelier, che riescono veramente in fase di crisi, in fasi molto difficili dell'economia nazionale, riescono a mettere in piedi collezioni di estremo gusto e di estrema raffinatezza. Siamo il top della qualità, effettivamente vogliamo mostrarle un po' a tutti e far capire che non c'è bisogno di andare nei grossi atelier mondiali, ma probabilmente girandoci intorno ci sono molti atelier che sanno reggere tranquillamente la sponda della moda. Presidente, cosa troveranno almeno i giovani che vogliono avvicinarsi, insomma, a questo mondo, per capire un attimo qual è la moda, l'orientamento, insomma, quali sono gli atelier che sono presenti? E pare che ci sia un poco tutto, dalla bomboniera alla banqueting. La filiera è completa, quindi partiamo dalle partecipazioni per arrivare all'abito.